Abbiamo parlato di recente di vetture ibride in un nostro video parlando di quella che è stata la mia esperienza e di che cosa dovrebbe aspettarsi chiunque decide di acquistare una vettura ibrida con le varie tecnologie. Però in realtà oggi voglio concentrarmi sulle vetture che usciranno successivamente e saranno dotate proprio di ibrido. Per scoprire tutte le vetture in vendita in Italia, in particolare ibride, ma non solo, ovviamente, potete andare sul nostro sito cliccando sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione. E così facendo potrete vedere non solo tutto il listino completo italiano, navigarlo in ogni minimi dettagli, ma potrete anche scoprire le offerte e le promozioni presenti in questo momento nel mercato italiano. Sono tutte offerte ufficiali delle case, quindi da lì potrete vedere tutto, sia le condizioni di acquisto che i prezzi. Sia per quel che riguarda il noleggio, l'acquisto, il leasing, tutto quanto. Andate sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione. Voglio cominciare da un modello che ha destato la mia curiosità di recente, sia la Dacia Bigster. Dacia è un marchio che sta crescendo tanto, piace anche perché offre un qualche cosa di interessante ad un prezzo molto contenuto e ovviamente avere una gamma più ampia permetterà al marchio di capitalizzare il successo di Dacia Duster e Dacia Sandero in maniera anche più forte, andando su un SUV di segmento C probabilmente, quindi su un 4,60 m di lunghezza indicativamente. Questo permetterà ai clienti Dacia di avere qualche cosa in più in termini di spazio a bordo e anche un design particolarmente audace. Abbiamo visto di recente la Bigster, di recente in alcune immagini, che ovviamente anticipano un concept, un prototipo. Non si sa quando uscirà questo modello, ma probabilmente uscirà molto presto. De Meo, il presidente di Renault, ha già dichiarato che appunto si espanderanno nel segmento C. Questo vorrà dire appunto avere più vetture in questa fascia di mercato, quindi probabilmente la Bigster arriverà molto presto. Si tratterà di una vettura ibrida? Assolutamente sì, probabilmente di tipo mild, nel senso che avrà il 1300 TCE con il piccolo modulo elettrico che abbiamo visto di recente debuttare sulla Renault Arcana. Questo permetterà ovviamente di avere l'omologazione ibrida e poi vedremo se arriverà anche il 1600 full hybrid con tecnologia e-tech che abbiamo avuto modo di provare di recente sulla Renault Captur e vi invito a guardare la recensione qua su sul link in alto a destra. Dopo aver visto il debutto della BMW X7, un mega SUV da oltre 5,10 m di lunghezza, probabilmente vedremo anche la BMW X8, ossia la vettura, la versione coupé della X7. Questo permetterà quindi di ampliare la gamma e completare quello che abbiamo visto con X4 e X6, rispettivamente le versioni coupé di X3 e X5. Quindi probabilmente anche qua vedremo una vettura ibrida, anzi molto probabilmente, o una vettura completamente elettrica. Già si parla appunto di una versione M, puramente M su questa tipologia di vettura, che dovrebbe avere, pensate, oltre 800 cavalli. Vedremo che cosa tireranno fuori, non si sa se poi sarà una versione soltanto elettrica oppure a benzina, insomma, vedremo. Però questa X8 dovrebbe arrivare ed è dietro l'angolo. Vi ho raccontato pochi giorni fa della nuova Ferrari 296 GTB, ossia una vettura dotata di un motore ibrido plug-in, 6 cilindri AV posizionati dietro la cabina, che ospiterà due persone. Due persone che godranno poi delle performance garantite da questo powertrain che arriverà a 830 cavalli di potenza massima. Abbiamo già visto appunto il debutto, ma arriverà prossimamente proprio per tutti i fortunati clienti che potranno acquistare questa vettura. Una vettura estremamente esclusiva che partirà come da tradizione di Ferrari da cifre veramente elevatissime, parliamo di 270.000 euro come prezzo di partenza, e che a quanto pare gira sulla pista di Fiorano in circa 1-2 secondi in più rispetto alla SF90, che però di cavalli ne ha ben 1000. Tornando a vetture più alla portata di tutti, parliamo di Kia Sportage, che abbiamo già visto debuttare in alcune foto, ma arriverà prossimamente nelle concessionarie italiane. Kia Sportage è stata rivista completamente, nuova la piattaforma e nuove soprattutto le motorizzazioni. Dovremmo vedere tutto quello che abbiamo già visto su Hyundai Tucson, quindi motore plug-in hybrid e full hybrid. Quindi dovremmo avere circa 230 o 260 cavalli a seconda della motorizzazione, e per quel che riguarda il mild hybrid sarà a disposizione sia sul diesel che sul benzina. Vedremo appunto quale sarà poi il listino completo, ma intanto se volete dare un'occhiata proprio alla gamma Kia, sul link in alto a destra avete accesso al nostro configuratore. Opel Astra ha debuttato di recente con motorizzazioni ibride, arriverà a breve sul mercato e già sappiamo che si tratterà di un ibrido plug-in, quindi ricaricabile. La casa ha confermato l'arrivo di questa motorizzazione, mentre per ora non ci sono notizie su altri tipi di ibrido. La vettura
vettura è ingegnerizzata sulla stessa piattaforma EMP2 della recente Peugeot 308 e la tedesca condividerà con la francese tutta la meccanica, compresi i motori. Le motorizzazioni ibride saranno in realtà due, una da 180 e l'altra da 225 cavalli, in grado di percorrere fino a 60 km a emissioni zero. Alcuni rumors parlano anche di una versione OPC più potente, equipaggiata con un powertrain ibrido plug-in da 300 cavalli. Staremo a vedere. Honda ha già annunciato l'arrivo prossimamente di una rinnovata HR-V, un modello più piccolo rispetto alla CR-V che già conosciamo da diverso tempo, e proprio da questa CR-V dovrebbe arrivare il powertrain full hybrid che proprio alimenterà la HR-V. In questo modo quindi avremo la possibilità di avere accesso ai vantaggi fiscali di cui parlavamo, riduzione dei consumi e delle emissioni e avere comunque tutta quella qualità costruttiva tipica di Honda a cui siamo stati abituati nel corso dei decenni. Le dimensioni dell'HR-V rispetto a quelle che conosciamo adesso non cambiano più di tanto, ci sarà qualche aggiustamento per quel che riguarda le proporzioni, un pochettino più bassa, sarà una vettura un po' più lunga, ma comunque garantirà maggiore spazio interno ed è questa la cosa più importante per i passeggeri, soprattutto posteriori, che avranno 35 mm in più di spazio a disposizione in senso longitudinale. Quindi a questo punto non mi resta altro che chiedervi cosa ne pensate di questa Honda HR-V. Pensate che possa magari impensierire le vetture attorno ai 4,30 m di questa categoria? Fatemelo sapere qua sotto. Toyota presenterà anche la iGo, una city car che potrebbe riprendere quello che abbiamo visto sulla Yaris, ossia un powertrain full hybrid. Sarebbe una grande novità in questo segmento perché per ora non abbiamo visto una soluzione di questo tipo adottata sulle city car, ma sempre soluzioni mild hybrid. Non è detto che non arriverà una mild hybrid, però potrebbe essere che in Toyota decideranno di sfruttare l'economia di scala per installare anche un motore così complesso ma così efficace nella riduzione dei consumi anche su una city car, e quindi dovremo vedere prossimamente proprio la Toyota iGo su strada. Per quel che riguarda le sorelle, anzi le cugine strettissime del gruppo PSA, adesso Stellantis, prima sapete c'era Peugeot 108 e anche la Citroen C1 che nascevano sulla stessa base della Toyota iGo, beh, queste non ci saranno proprio perché per adesso appunto il costruttore ha deciso di non rinnovare proprio la gamma delle city car in questo senso, quindi Toyota correrà da sola con la sua iGo futura. E a questo punto voglio chiudere con una doppietta di vetture italiane. La Tonale, immancabile, lo sapete ormai, in tutti i video delle vetture che arriveranno citiamo la Tonale perché è attesissima da noi, però per adesso ancora dovremo aspettare un po', ossia metà 2022, inizio 2022, insomma, comunque è rimandato all'anno prossimo il debutto di questo modello, debutto che sarà fondamentale per la gamma Alfa Romeo, per rinnovarla, per ampliare il portafoglio dei modelli, cercare di attrarre nuovi clienti, soprattutto che sia però una soluzione che possa sposarsi con il DNA proprio di Alfa Romeo. Una vettura ibrida plug-in sicuramente, vedremo se ci saranno altre motorizzazioni, molto probabilmente sì. Questo permetterà quindi di adattarsi a tante richieste diverse da parte della clientela, però vedremo appunto poi come sarà la resa su strada e speriamo anch'essa di vederla molto presto. E voglio concludere questa carrellata appunto con un'italiana, Maserati Grecale, un SUV più piccolo rispetto alla Levante, porterà sul mercato una motorizzazione, probabilmente sarà la stessa della Levante Hybrid e della Ghibli Hybrid che abbiamo provato sul nostro canale per voi, trovate il link qua su in alto a destra, potenza di oltre 300 cavalli, appunto soluzione mild hybrid, ci sarà sicuramente una versione anche plug-in hybrid e vedremo quale sarà poi anche il resto della gamma motori. Speriamo comunque in una gamma trofeo anche con il famoso V8 di Maserati, che ovviamente a cui tutti noi siamo abituati, e speriamo che ancora questo modello lo porti in dote, poi vedremo in futuro che cosa succederà. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e ditemi quale scegliereste tra le vetture che ho citato in questo gruppo. Ci vediamo alla prossima, sempre con Serial K, mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao a tutti!